Avremmo voluto solamente un po' di pace. E invece, cari signori, quella che noi chiamiamo giustizia ci ha messo a tacere. Essa ha ascoltato invece le voci di quelle che noi avevamo condannato al silenzio. Quelle voci che d'ora in poi si leveranno all'unisono squarciando le tenebre dell'oscurità. Quelle voci che hanno tolto la maschera a chi, come me, indossava ormai da troppo tempo della sua vita. Quelle voci che mi rimbombano in testa e mi tormentano. Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Più che l'anno della crescita, ci vorrebbe l'anno dell'attenzione. Attenzione a chi cade, al sole che nasce, che muore, ai ragazzi che crescono. Attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scrostato. Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere, rallentare più che accelerare. Significa dare valore al silenzio, alla luce, alla fragilità e alla dolcezza.
Sono Cassiniere Matteo della Quinta M e da pochi giorni sono diventato donatore Avis. E il fatto di sapere che il mio sangue può aiutare altre persone mi fa stare bene. Sono Leo e ho scelto Agmo perché basta un piccolo gesto per salvare la vita del prossimo. Sono Davide e ho scelto di fare il soccorritore 118 di Croce Rossa. Salvare le vite è il mio lavoro. Mi chiamo Giacomo, ho scelto questo posto perché sono un italiano, mi interessa aiutare la gente in varie difficoltà.
Ciao, sono Matteo, quest'anno ho lavorato in bandiera a Busto Arsizio. Ho imparato a lavorare in team insieme a dei colleghi, ad ambientarmi bene nei luoghi di lavoro e nello specifico a imparare appunto un mestiere. Ciao, sono Alessandro, io ho lavorato presso la TMC Transformers di Busto Arsizio. Nello specifico io ho lavorato nel reparto manutenzione. Considero l'esperienza dell'apprendistato come un'esperienza molto utile a livello formativo, che però va saputa fare, nel senso che fare l'apprendistato duale significa fare meno ore a scuola e questo richiede un maggiore impegno nello studio a casa.